Torna il campionato di promozione, girone B con una partita molto interessante, molto attesa direttamente dal comunale di Collesano. Si affrontano il Lascari Cefalù e l'Aspra per una gara che, come vedremo, sarà molto intensa e ricca anche di momenti ad alta tensione. Si comincia però con il primo pallone toccato dalla formazione di casa, dunque mettetevi comodi perché si comincia subito con delle palle gol molto importanti a partire dal minuto 5, quando Giallombardo viene servito in profondità, prova a puntare un po' di avversari, scarica il suo destro, parato senza problemi da Cascione. Un minuto dopo si affaccia in avanti anche la squadra di Mister Correnti con questa palla messa al centro, allontanata dalla difesa. Poi sul pallone si avventa Vitrano, il quale non riesce ad inquadrare la porta con la sua girata. Minuto 12, altra palla gol, questa volta da palla inattiva per l'Aspra, con una serie di batti e ribatti all'interno addirittura dell'area piccola. Ne riesce ad uscire in qualche modo la difesa della squadra guidata da Mister Zappavigna. Poi il tentativo alla disperata di Capitan Palazzo, la palla si perde fuori, si rispinge in avanti il Lascari Cefalù, questa volta con Fazziola. Conclusione mancina, il volo di Cascione a togliere la palla dall'angolino, calcio d'angolo in favore ancora della squadra di casa, questa volta con il nuovo tentativo ancora da parte di Trapani, e la sfera si perde fuori. Altre palle gol dunque per il Lascari Cefalù, che ci prova con un altro calcio piazzato. Attenzione qui a Fazio, che calcia col destro da posizione favorevole alla mezz'ora, manca l'appuntamento con il gol. Si riaffaccia in avanti l'Aspra e quando lo fa malissimo. Schema da calcio piazzato, la palla arriva sul secondo palo dove c'è Toto Bonanno, che con il piattone destro di giustezza batte il portiere Fiducia, porta in vantaggio l'Aspra. Minuto 40, primo gol con la maglia dell'Aspra per l'ex centrocampista, tra le altre, di Don Carlo Misilmeri e Oratorio Marineo, con il primo tempo che si chiude proprio con la prodezza del centrocampista Misilmerese. Inizia il secondo tempo e sarà, vi preannuncio, battaglia senza quartiere. Il calcio d'angolo intanto per l'Aspra, il colpo di testa che finisce direttamente fuori da parte di Vitrano, una palla gol importante. Poi Lascari che si riporta in avanti, il colpo di testa col pallone che si perde tra le braccia di Cascione senza grossi problemi, tentativo di Mociaro. Dall'altra parte l'Aspra ci riprova, altra conclusione, è parata sul tiro da parte di Cuccia, entrato dalla panchina. E poi ancora Aspra con le praterie che si aprono davanti agli attaccanti della formazione guidata da Correnti. Qui la traversa colpita in maniera clamorosa nella ripartenza da parte di Mocciaro. Tanto calcio d'angolo invece dopo questo salvataggio, se non abbiamo visto male, di Palazzo sul tentativo in uscita da palla inattiva. Abbiamo parlato delle praterie che si aprono davanti all'Aspra, questa è clamorosa, prova a sfruttarla, ma la palla si perde fuori, non di molto, ma è comunque una palla gol sprecata ancora da Mocciaro. Dall'altra parte ci riprova l'Aspra, siamo nei minuti finali con Fazio che prende la mira, carica il destro, colpisce la traversa, Cascione completamente immobile, minuto 91, e questa forse è la palla gol più grande di tutta la partita, anche se in pieno recupero contesta una decisione arbitrale, la formazione in maglia nera, addirittura c'è chi entra in campo per protestare. Minuto 94, questo poteva essere un calcio di rigore non dato all'Ascari. Poi alla fine pensa solo a proteggere il risultato l'Aspra, e alla fine ci riesce perché arrivano i tre fischi e il direttore di gara. Vittoria fondamentale per la squadra di Mister Correnti, che porta a casa 3 punti. Da Sportisili è tutto, alla prossima.